di tutto un poll. Ciao a tutti e benvenuti sul canale, bentrovati a tutti. Oggi un haul dove c'è dentro veramente di tutto, ma tutto uno meglio dell'altro. Quindi mettetevi comodi e vediamo cosa mi hanno mandato e cosa ho comprato nell'ultimo periodo. E cominciamo con un'azienda che io adoro. Devo dire che oggi è una haul con delle collaborazioni che mi piacciono veramente tanto. E lo vedete perché poi sono sempre le stesse che tornano qui sul canale. Oggi parliamo di Soufil. Come sempre, codice sconto per avere lo sconto che vedete adesso in sovraimpressione. Non è un link affiliato, nel senso che io non prendo nulla dei vostri acquisti, serve solo per vedere quale traffico arriva dal mio canale. Ma se volete acquistare, acquistate; se non volete acquistare, non acquistate. Però io vi devo dire, ragazzi, se acquistate fate bene, perché le cose di Soufil sono davvero davvero carine. Ho preso semplicemente un braccialetto leggermente più grande, perché di una cosa vi volevo avvisare: quando cominciate ad avere tanti charms, e io ho fatto talmente tante collaborazioni che ne ho veramente molti, i braccialetti cominciano a stringere al polso, quindi prendeteli anche di 2-2,5 cm più larghi del vostro giropolso, specie se siete come me e le cose attaccatissime vi danno noia. Compratele molto più grandi. Io per esempio adesso ho preso un 19 e, avendo a disposizione un budget non illimitato, ho preso anche un charms catenella molto bello. Devo dire che è la catenella secondo me più bella che hanno in gamma. I due cuscinetti con pavedi brillanti, con l'occhietto cuoricino pavedi brillanti e chiavetta a forma di cuoricino. Ora ve li faccio vedere così e ve li faccio vedere anche da vicino. Sono bellissimi. Il bracciale è comodissimo, nel senso che non strappa i peli, non si aggancia ai maglioncini, non tira, non si impiglia. E i brillantini, tutti i charms, quei brillantini che ho, anche quelli di 4 anni fa, sono tutti perfetti, non è saltato neanche un brillantino. Unica pecca che ha la Soufil e che ha cominciato ad avere anche con noi collaboranti, diciamo così, anche con noi che collaboriamo con loro, è la spedizione. Ha dei tempi di spedizione molto lunghi, perché essendo oramai molto conosciuta ha tante richieste e dal momento dell'acquisto al momento dell'arrivo passa un po' di tempo. Ma non vi preoccupate, perché poi quello che arriva è spettacolare, ve lo assicuro. L'argento non si annerisce, è argento 925, sono Swarovski e sono veramente fatti molto bene, con molta cura. L'unica appunto nota leggermente dolente sono i tempi di attesa della spedizione, ma che comunque poi finiscono, perché le cose arrivano. A me questi sono stati un 20 giorni. Di solito a noi che collaboravamo i pacchettini arrivavano dopo 5-6 giorni. Infatti, quando voi mi dicevate: "Ombretta, ma per me ci stanno tanto ad arrivare", io non capivo, perché io da 7 giorni dopo l'ordine avevo il pacchetto a casa. Adesso sarà cambiata qualcosa nella spedizione e anche a me arrivano dopo 20 e più giorni. Di conseguenza, pazienza, le cose sono bellissime, ma arrivano con una certa calma. Codice sconto qui, quello che vedete, per avere lo sconto che vi appare in sovraimpressione. Se dovete fare acquisti, approfittatene. Come sempre, questo non è un video, faccio un mega disclaimer dicendovi che questo non è un video spinta all'acquisto, ma è semplicemente un video idea, consigli. Se dovete acquistare qualcosa del genere, queste sono cose buone. Oppure se dovete fare dei regali, pensate anche a questo qualora vi interessi. Se no, no, guardatelo così soltanto per passare il tempo. Altra azienda con cui collaboro con enorme piacere è LalaLab. Questo prodotto mi è stato inviato da LalaLab tramite la piattaforma Octoly e contiene un qualcosa che è per me, ma anche per voi. Io ho voluto che sia così. Arriva dentro questa pochettina deliziosa, The Magnetic Force Awakeness, eccola qua. E allora guardate, che avete già capito cosa c'è qua dentro, no? Ci sono dei magneti
personalizzati. Voi potete farle con le vostre fotografie, quindi selezionate magari gli scatti più belli di una vacanza e ne fate 10 magneti da frigorifero o da quello che vi pare, o da regalare ai vostri amici come ricordo della vacanza, magari una bella foto col monumento della città dove andate e anche voi, cioè è qualcosa di più bello. Io invece ho fatto questi. Guardate queste calamite, ne ho fatte 10. Perché? Perché una è già nel pulmino, una l'ha voluta Enzo e 8 saranno destinate ai miei amici di Ombretta Arte per Te. Potete anche quindi fare i loghi delle vostre attività e regalarle così alle persone che apprezzano il vostro lavoro. Voi apprezzate il mio lavoro su Arte per Te? E allora per Natale preparatemi, perché stanno per arrivare i magneti offerti da Lala Lab. Ragazzi, sono bellissimi, voi scegliete il file, sono super sottili, si attaccano e stanno benissimo ben presi sul frigorifero. Io l'ho attaccato sulla lavatrice perché non ho il frigorifero in vista. Vedete, sono così, dovrebbero essere un 6x6 come centimetri, centimetro più centimetro meno. Anche di Lala Lab vi metto lo sconto Ombretta_YT per avere 8 euro di sconto sul primo acquisto e il 20 o 25%, non so, leggete perché ve lo scrivo meglio, sugli acquisti successivi. Sappiate che avete più sconto di quanto ne ho io. Quindi, se dovete stampare foto, fare fotolibri, creare dei magneti stupendi, con Lala Lab si può. Io ringrazio Lala Lab e Octoly per questa grande opportunità, ma io collaboro sempre con Lala Lab con grandissimo, grandissimo piacere. Una nuova azienda. Questa qui, Isnoalite, questa qua, credo si pronunci così, mi ha mandato le extension. Anch'io finalmente posso dire di avere le extension, ma non le extension farlocche, quelle di quelle sintetiche, le extension Remy Human Air 100%. Ragazzi, io ho preso il colore 613, che è quello che più si avvicina alla mia tinta, ma non importa, perché le tingeremo insieme, le metteremo su insieme, rideremo insieme di tutto ciò e farò in modo di farvi vedere perché le ho prese, perché non le ho prese giusto per avere un feticcio umano nel cassetto del beauty, ma più che altro per utilizzarle in modi che non mi ridicolizzino, in modi che non mi facciano sembrare Rapunzel, ma in modi che siano migliorativi, diciamo così, per il mio aspetto. Io vi farò vedere come si usano, così come sono, da liscio, ondulate, come si mettono e tutto il resto. Ma poi vi farò vedere anche cosa ne farò, perché sappiate che prenderò forbici, prenderò colori e dopodiché diventeranno qualcosa di ancora più mettibile di quello che sono. E allora, sono veramente belli, comunque i capelli sono belli corposi, fitti, ce ne sono una quantità infinita, forse troppi per una testa sola, ma mi piacciono un sacco e li useremo insieme. Intanto ve li faccio vedere, non ricordo se ho il codice sconto, se ce l'ho lo vedete adesso qui in sovraimpressione. Questa azienda vende su Amazon, se non mi sbaglio, e sono curiosissima di provarli. Ve li farò vedere prestissimo. E poi la felicità arriva a vagoni. Perché? Qual è il mio siero alla vitamina C preferito? Forza, rispondete in coro. 1, 2, 3. Vi ho sentiti, lo sapete bene, è quello della Florence Bio Cosmesi. E indovinate chi mi ha mandato un bel pacchettino? Ta-da! La Florence Bio Cosmesi, che ringrazio infinitamente, perché innanzitutto mi ha mandato un nuovo boccettone di ossigeno per il viso, scherzo, diciamo che invece è un buonissimo siero con vitamina C, vitamina E ed acido ialuronico, questo qui che conoscete benissimo e che vi ho fatto vedere tutto l'anno scorso, che vedrete anche l'anno prossimo, tra 2 anni, tra 3 e anche tra 4, perché noi che proviamo tanti prodotti, sì, è vero che passiamo con facilità da un prodotto all'altro,
Ma quando tra le mani capita un prodotto come questo, ci fermiamo. E se ne arrivano altri, aggiungiamo altri, ma non togliamo quello che ci è piaciuto. Almeno io parlo per me. Se a me arriva un prodotto che mi ha cambiato la pelle e di cui io noto gli effetti benefici sul viso, state tranquilli che questo lo traghetterò con me nel tempo. Nel momento in cui non lo userò più, avrò trovato qualcosa di meglio, ma fino a quel momento io lui lo userò sempre, anche perché io ne ho provati tanti di sieri, ragazzi, ma questo è veramente una bomba, differente da tutti i sieri che ho provato. Un forte odore di arancia che all'inizio mi dava un po' fastidio, adesso devo dire che mi sono abituata e mi piace pure. Certo, è un'arancia officinale, non è un'arancia Fanta, ma questo perché è fatto di cose officinali e non è fatto di cose artificiali. Si assorbe super velocemente sulla pelle, ma lascia un bel turgore. Bisogna essere molto veloci a spalmarlo, perché quasi da liquido diventa quasi volatile, no? Voi lo spalmate e scompare, e questo vi garantisce il 100% dell'assorbimento e il fatto che non ritorna su, non si ripropone col trucco e durante la giornata. Io che amo utilizzare più sieri, dopo di questo ne metto anche un altro, ma per capriccio, da quest'anno, perché me ne hanno inviati di veramente interessanti e ho voluto provarli, e non vanno in contrasto, anzi lui si assesta, dopodiché passo un siero ancora un pochettino più viscoso e perfettamente si mettono l'uno sull'altro senza andare in contrasto, quindi può essere usato anche come base alle differentissime routine in viso che avete. Vi posso assicurare, ragazzi, non ci prendo niente, non mi pagano per dire quello che vi sto dicendo. Per le pelli mature è come bere vitamina allo stato puro. Vedete la vostra pelle più illuminata, più chiarificata, più ossigenata in qualche maniera, non ve lo so neanche spiegare, vedete che sta meglio, è come se la grana si sia leggermente anche assottigliata, raffinata, ecco, più che assottigliata, raffinata. Io lo trovo un siero fantastico, specie perché costa pochissimo, meno di 20 euro su Amazon, vi lascio il link qua sotto. Per Natale alle vostre amiche, se volete fare un pensierino che però le porterà a ricordarsi di voi tutto l'anno, per esempio questo è un regalo fantastico, perché si adatta a tutti i tipi di pelle, alla maggior parte dell'età, dai 30 in su potete regalarlo tranquillamente, anche se la mamma ha 70 o 80 anni lo apprezzerà. È un prodotto 100% naturale ed è un prodotto veramente fantastico, ve lo assicuro. Un prodotto invece che non ho capito subito, ma che ho e che sto usando, questo è il vecchio packaging, vedete, io buco la confezione per poi tirarli fuori dal cassetto, così, è il Retinol Dream Professional. Questo è il mio, vi faccio vedere la bocchetta che è sporca, proprio vedete il tappo sporco, proprio per starvi a testimoniare che io lo utilizzo tutte le sere, e una mattina sì e una mattina no, perché faccio un po' e un po' con quello alla bava di lumaca che ho anche e che trovo fantastico. Hanno cambiato il packaging, perché questo qui è il vecchio packaging, questo è quello che mi è arrivato oggi, guardate la differenza, il nuovo packaging ha il profilo di donna e si chiama crema viso con retinolo, mentre quello di prima si chiamava Retinol Dream. Voglio però vedere insieme a voi se hanno cambiato l'inci. Fino a metà è uguale, non mi va di leggerlo tutto, quindi non penso che lo abbiano riformulato, anche perché le diciture in confezione sono le stesse: crema viso con acido ialuronico, olio di jojoba, vitamina E. Allora, questa è una crema che io non ho capito subito, perché ho cominciato ad usarla in estate, il momento più sbagliato per usare una crema come questa, che è una crema super ricca. A chi la consiglio? La consiglio a tutti i tipi di pelle matura, ma la consiglio a tutti i tipi di pelle se secca, perché questa vi risolve il problema della secchezza della pelle. Cosa fa? Ha un'azione molto 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 idratante e qualitativa,
dice la confezione, ma io aggiungerei anche nutriente. È una crema molto ricca, ma non grassa. Quando la prendete, la spalmate, lì per lì fa un po' di patina bianca, ma non vi preoccupate perché continuando a spalmare va via subito. È ottima come base per il trucco e non luci. Oggi ho lei su e ce l'ho da stamattina. Sto girando il video che sono le 4 e mezza, le 16:30 e ce l'ho dalle 8 e mezza del mattino. Insomma, non lucida e dà alla pelle una bella sensazione di nutrimento. Col vento, col freddo, sapete quelle giornate in cui magari il vento taglia la faccia o il freddo secca molto la pelle, e anche quando avete la pelle grassa sentite comunque che qualcosa non va, che vi tira o il detergente vi tira troppo, ecco, lui vi ristabilisce l'equilibrio della pelle. Su di me fa questo, io ho una pelle misto grassa, non mi fa venire brufoli, non mi fa lucidare più di quanto io non mi lucidi naturalmente, non mi dà la sensazione di too much, di avere troppa roba sulla pelle, ma mi dà la sensazione di avere una bella copertina, non in senso di pesantezza, ma una bella protezione sul viso. Io la uso una mattina sì e una mattina no, perché come vi dicevo la alterno con la crema alla bava di lumaca della linea sempre Florence Biocosmesi, ma la uso ogni notte come crema da sopra siero, perché io uso un siero chimico, diciamo così, ma poi lo metto abbastanza presto, poi prima di andare a letto, quando voglio avere proprio quella coccola notturna, applico lei. Infatti questa qui è quasi agli sgoccioli e sono molto 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 felice che mi sia arrivata la ricarica energetica per la mia pelle. Ho dimenticato di dire che sia il siero che queste creme sono tutte super certificate bio, quindi sono bio, sono certificate ICEA, quindi ottimo ottimo prodotto. Di questo non ricordo il prezzo, ma comunque vi metto tutti i link qui giù in info box. E quando io vi parlo di qualcosa potete stare certi che se mi faccio fare un reinvio è perché mi è piaciuto, perché se no dico cioè che motivo avrei di farmi rimandare una cosa che non mi è piaciuta e che accantonerei da una parte. Quindi se le cose ritornano sul canale vuol dire che mi sono piaciute. Finiamo di parlare di cosmetici e poi facciamo una capatina all'IKEA. Di recente ho fatto un po' di decluttering, ho messo via un po' di cose da trucco, non le ho buttate, ho preparato dei pacchettini e li ho dati alle mie amiche che hanno ricambiato con cosine veramente belline. Allora, innanzitutto di questa linea di Wycon che non conoscevo, si chiamano gli Matificent, ho il 221 e il 224, sono due rossetti bellissimi e matte, come potete vedere, vi faccio lo swatch, questo sopra è il 221, già usati entrambi, quello sotto è il 224. Non sono più nella gamma dei nude, sono proprio dei colori super autunnali che partono da un tono di nude per poi avvicinarsi, vedete, ad un rosso che voi vedete super sparaflesciato, ma in realtà è molto più cupo, è un nude molto molto carico. Particolarità, confortevolissimi sulle labbra pur essendo paragonabili ai Retro Matte di MAC, ma non danno quell'effetto secchezza, danno un effetto veramente molto molto confortevole sulle labbra, è come se non li aveste. Il packaging non mi piace molto, assomiglia un po' al casco di Darth Vader, molto noir, non è uno dei miei pack preferiti, però anche perché è scomoda la chiusura, devo essere sincera, quando chiudo io non imbrocco mai l'incastro perché si chiudono solamente l'incastro perfetto di medaglione Wycon su ansa del tappo, quindi se non li mettete così, ciao. Mi piace molto invece il canna di fucile che hanno utilizzato per il metallo. Comunque queste sono ridicolaggini, farfugliamenti sciocchi, come direbbero nel libro della giungla. In generale sono degli ottimi rossetti, sono un po' troppo cupi per la texture che hanno, perché una texture così vellutata, su me che sono molto chiara, io avrei scelto delle tonalità molto più chiare, però a
Valdonato non si guarda in bocca, le utilizzerò e vi farò magari dei trucchi utilizzando questi rossetti che durano un tempo bestiale. Cioè li mettete la mattina, non sono tinte, sono transfert, però li mettete la mattina e li togliete la sera. Almeno io, che non impiastriccio quando mangio, riesco a tenerli su tutto il giorno. Bellissime invece queste tre matite, che appena le ho viste ho detto ho comprato tre matite uguali, perché effettivamente guardate i toni si differenziano di poco, ma in realtà sono molto diverse. Sono le Automatic Stay Lip Liner di Essence, e sono waterproof e sono tre colori bellissimi che io vi metto qui, che si accordano tra l'altro benissimo con i rossetti, non per caso ma perché li hanno comprati insieme. La prima è Because Da, questo qua, ve le metto in ordine. La seconda, ed è la numero uno, la seconda è Tea Time. E la terza, che è la numero 4, è il Keep Sweeps. Sono delle matite che sono perfettamente in tono sia con i rossetti che utilizzo di solito, sia con i rossetti che vedete proprio sotto. La 1, la 2 e la 4. Questo tutto quello che concerne di beauty, bellezza, agghindamento personale. Adesso passiamo all'agghindamento per la casa. Sono passata da IKEA, evviva! E allora, cosa ho comprato? Innanzitutto ho comprato due cuscini da 1,90€ che mi servono solamente, eccoli qua, sono proprio con la fodera tipo in carta, e mi servono per abbellimento, sono cuscini da abbellimento e non per dormirci, e sono questi, gli Scald Bled, meno di 2€, per fare figura, cioè per metterli con una federa e non dormirci, sono fantastici, sono buoni anche come cuscini da macchina. Ho comprato anche una bellissima copertina, la Tratviva, di cui Gabriele adesso vi farà una clip, perché già messa in macchina. Questa sarà la nostra copertina da pulmino, è bellina ed è dello stesso identico colore dei sedili, quindi era proprio quello che giovava. Non è costata tanto, sui 12€, ed è molto 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 carina. Disegni di Enzo, che quando va all'IKEA gioca da morì, gioca tantissimo, e via discorrendo. Poi ho comprato la nuova grattugia per la ricotta salata, perché voi direte, gli siciliani dove la comprano la grattugia per la ricotta salata? All'IKEA! E questa si chiama Stralande. Voi ora tutti mi starete dicendo, ma Ombretta, è una comunissima grattugia a manovella per tutti i tipi di formaggio da polverizzare sulle diversificate pietanze. Vi piacerebbe, ma è nata questa forma, è la forma della grattugia da ricotta salata, è nata per quello. In Sicilia viene venduta da millenni ed è sempre stata in metallo la nostra grattugia con la manovella per la ricotta salata. Siciliani che siete in ascolto, datemi conferma di questa annotazione storico-culinaria qui sotto al video. Se dico una stupidaggine, perdonatemi, tanto è un video ludico, non stiamo parlando di sistemi solari in collisione tra loro, né di guerre puniche che si stanno riproponendo. Bene, quindi mio marito mi guarda stralunato nei miei voli mentali, ma vi giuro che sto benissimo, non ho preso neanche l'antibiotico né nient'altro. Allora, Stralande, una confezione, unico inghippo, col tempo si sfascia la manovella, perché non è come quelle siciliane, non è in metallo, è in plastica. Oh che belline le Winter's Fest, i leccapentola con manico in legno della collezione natalizia di IKEA. Sono troppo belli, non ho potuto resistere, mi servivano assolutamente no, però mi piacevano e li ho presi. Sono anche in due tonalità di rosso natale differente, sono queste piccole sfumature che rendono irresistibile un gadget. E allora, prese, e le vedrete nei video di 2 con 1 K.
Come del tutto inutili, ma sicuramente indispensabili, sono queste, una collezione da 24 palline in vetro con finiture differenti, lucide, opache, trasparenti. Sono bellissime, sono costate poco, sui 5 euro se non ricordo male, o sui 4,95, non ricordo, però sono veramente belline e le useremo presto per il calendario dell'avvento di Arte per Te. Evviva! Irresistibili, non potevo non prendere il set da 3 alberelli di Natale dell'IKEA, i Winterfest, anche questi sui 5 euro, veramente carini per tutti i lavoretti che faremo su Arte per Te. Se li avete a portata di mano, prendeteli, perché questi anche in un angolino di casa con delle lucine attorno fanno subito arredo e subito Natale con poco. Io le userò molto presto e vedrete, scopriremo insieme in cosa. Ho comprato i cucchiai magici, i dragon, per 6 dragon. Perché li chiamo i cucchiaini magici? Perché questi cucchiaini, come tutti i cucchiaini sono magici, più stanno nel cassetto più scompaiono da soli. Voi non li buttate nella spazzatura? Io no, mia mamma no, Gabriele no, Enzo no, eppure finiscono. I vostri cucchiaini scompaiono o sono solo i miei che se la danno a gambe? Quindi ogni tanto devo riprenderli. Ho preferito prendere quelli più piccoli da caffè e non quelli da tè per una questione proprio di misura. Prendo il giusto quantitativo di roba con questi da caffè più che con quelli da tè. E Dulcis in Fundo dell'inutilità, bellissima. Ho preso i nuovi fazzolettini, i tovagliolini di carta natalizi. Questi non possono mancare durante il periodo natalizio per la merenda di Enzo a scuola, quindi ogni anno cambio soggetto, perché ogni anno l'IKEA cambia soggetto, e quest'anno rosso e blu per i soggettini di Natale molto nordici. Eccoli qua. Bene, questa c'erano anche dei sottopiatti, quelli in sughero tondi, che non riesco a trovare perché li ho già usati per un lavoretto di Arte per Te, ecco. Ma questa è la mia un po' di tutto, la mia haul un po' di tutto. Come sentite, stanno cominciando a rumoreggiare perché la giornata scorre via veloce, ora di corsa dall'oculista, non prima con Enzino, che vi saluta, vi manda tanti baci, così come Enzo. Io vi ringrazio dell'affetto che voi dimostrate sempre verso di me e verso la mia famiglia. Io ricambio affettuosamente a tutti e vi dico, ragazzi, per un prossimo video ci vediamo sempre qua. Vi ringrazio per aver apprezzato tantissimo il video sulle problematiche delle donne. Torneranno dei video con argomenti più seri, state sereni malgrado il tono del video di oggi, ma voglio farli bene, voglio farli quando mi sento di farli, quando mi sento proprio ispirata a parlare di quella determinata problematica. Quindi non li farò a comando o perché vedo che tirano molto sul canale, ma li farò piuttosto quando sentirò l'intima necessità di confrontarmi con voi o di aver raggiunto una maturità di pensiero tale da poterle esporre qui davanti a tutti. Bene ragazzi, vi mando un grande bacio, grazie per essere stati con me anche oggi e noi ci ritroviamo sempre qua per un prossimo video. Un grande bacio a tutti, ciao!